Con Alessandro a Roma, cari amici, perché mi è venuto a trovare Alessandro, capito? Mi è venuto a trovare, ha parcheggiato fuori, ha parcheggiato in doppia fila, ha una lupo della Volkswagen. Senti un po', adesso tu però mi devi spiegare, quando noi moriamo, che succede quando noi moriamo? Che succede? Allora, succedono due cose. La personalità si esaurisce nel corpo, invece l'anima, lo spirito, diciamo la coscienza in generale, e quella va da un'altra parte. Dove? Dipende in cosa tu hai creduto. Perché, come ti spiego, queste entità, se tu credi a queste entità, poi ti mandano in un paradiso fittizio, un inferno fittizio, dove l'anima sta per un tot di tempo e poi viene rispedita qua sulla terra. Sì, ma tu queste cose da chi le hai imparate? Da chi le hai imparate queste cose? Ci stanno tanti... Ma il tuo maestro chi è il tuo maestro? Diciamolo. No, vabbè, lui non dice questo però. E allora... È Ambra Guerrucci. Ah. Ambra Guerrucci e Federico Bellini. Ma l'altro maestro quello... Corrado Malanga. Corrado Malanga. Perché il mio amico mi dice sempre che io sono cinico, sono stoico, io sono cinico, vero? Sì, sì. Sono troppo cinico, vero? Vabbè, non dico che sei cinico, dico che sei troppo, si pensa troppo alla materia. No, ma va bene, c'è il mistero, io non dico mica di no. Vedete? Un amico che mi vuole bene, guardate, si è spostato da lontano, perché abita dall'altra parte di Roma. Qua io sono in un bar dei cinesi di Roma, Sulla Colombo, sulla Cristoforo Colombo, nei pressi della Garbatella, non siamo là. Però lui viene a trovarmi, ogni volta che vengo a Roma, viene a trovarmi da lontano. Sì. È quasi in viaggio, visto col traffico di Roma. Sentite, bene caro, va bene. Eccoci qua, cari amici, noi vi salutiamo tutti, d'accordo? E lui ha le sue idee, ed è una cosa bella, se è una cosa bella. Io ho le mie, e le mie si fermano di fronte al mistero, perché come diceva Max Planck, e il premio Nobel per la fisica Max Planck, l'uomo non può scoprire il mistero dell'universo, perché l'uomo fa parte di questo stesso mistero. Eh sì, pure questo è vero, ma Planck, infatti, il tempo di Planck conta quanto dura tutta l'universo, 10 alla meno 44. Sentite, c'è sempre da imparare a questo mondo, c'è sempre da imparare. Bene, caro, bene, salutiamo tutti, va bene? Aspetta, volevo salutare Milena Rigolli, ciao Milenona. va bene, ok, a tutti tanti cari saluti da Serafino Massoni.